È il 138esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Santa Basilia Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra l'agata. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di lotta continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo la cantante irlandese Enya e il comico Corrado Guzzanti. La citazione del giorno. Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione. William Hazlitt. Dice il saggio. Abbiate pure 100 belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato peggiore. Il bel paese. Fra gli scorci incantati del lago di Como, la villa del Balbianello vale bene una visita. Questa elegante e romantica dimora del XVIII secolo e il suo magnifico giardino hanno ospitato nel tempo letterati e viaggiatori. Fesse che vudrà è la frase incisa sul pavimento del porticciolo che accoglie i visitatori di questo gioiello costruito per volontà del cardinale Angelo Maria Durini. Dopo aver attraversato il giardino a terrazze e la loggia, si accede all'edificio principale che ospita una ricca collezione di oggetti d'arte cinese, africana e precolombiana accumulati dall'ultimo proprietario, l'esploratore Guido Monzino, che fu anche il primo italiano a giungere in cima all'Everest. La bellezza della villa del Balbianello, oggi proprietà del FAI, ha spinto molti registi di Hollywood ad ambientare qui celebri saghe, come quelle di Star Wars e 007.